L'idea è stata quella di creare un qualche cosa di diverso e nuovo. Ci sono tanti manuali di fiscalità internazionale, d'altro canto quello che mancava era un manuale che affrontasse le problematiche più dibattute, avuta in particolare a mente la fiscalità internazionale e le società. Quello che ne è venuto fuori è un manuale che secondo noi è unico nel suo genere per l'approfondimento delle tematiche selezionate, con il rinvio nelle note agli interventi della giurisprudenza, della prassi, della dottrina, sia nazionale sia internazionale. In questo modo il manuale costituisce un indispensabile strumento di lavoro aggiornato per i professionisti e per i cultori della materia. È unico anche per il parterre degli autori coinvolti, tra cui ritroviamo anche esponenti di spicco dell'Agenzia delle Entrate, a cui abbiamo chiesto di curare e redigere i capitoli in materia di interpello, nuovi investimenti e APA e MAP in materia di prezzi di trasferimento. Nell'affrontare i vari temi, gli autori offrono spunti critici alla soluzione delle problematiche affrontate e il rigore scientifico è così coniugato con la capacità di rispondere alle tante domande che il fiscalista si pone nella pratica quotidiana. Fiscalità internazionale dei gruppi è un libro di cui si sentiva l'esigenza. Si sentiva l'esigenza perché nel momento attuale in cui esistono tanti documenti fiscali, risoluzioni, circolari, sentenze, con una legislazione molto, molto frazionata e poco organica, c'è la necessità, di qualcuno che abbia il tempo e la voglia di mettere insieme questa documentazione e in qualche modo tirare il filo logico in modo sistematico e nello stesso tempo riuscire a rispondere alle varie domande che si pongono, che nella prassi quotidiana sono tantissime. Un vantaggio di questo testo è che, essendo stato fatto a più mani, sfrutta anche le competenze specialistiche degli autori, che sono tutti autori di altissimo livello. I temi che vengono affrontati sono sia temi tradizionali, nel senso che sono degli evergreen come la residenza fiscale delle società, il tema delle stabili organizzazioni, sia come definizione che come determinazione del reddito delle stabili organizzazioni, dove esistono documenti, soprattutto a livello europeo, sempre nuovi che devono essere approfonditi. Il tema dei flussi, canoni, interessi, dividendi, il tema del tax credit. A fianco di questi temi, che continuano comunque a richiedere aggiornamento, ci sono anche tematiche completamente nuove, come quella dello strumento multilaterale di adeguamento delle convenzioni contro le doppie imposizioni, che non è ancora operativo in Italia, ma lo sarà inevitabilmente, presto, o come la tematica degli strumenti finanziari, ibridi o degli strumenti delle entità ibride, anche questo completamente nuovo. È molto importante la parte nella quale ci si occupa dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, quindi tutti quegli accordi preventivi che stanno diventando sempre più importanti e nei quali l'amministrazione è sempre più efficace negli ultimi tempi per risolvere problemi preventivamente del contribuente. E poi c'è tutta una parte che riguarda l'IVA e le dogane, che è rilevante ovviamente per i gruppi internazionali che hanno sempre transazioni a livello europeo ed extraeuropeo e quindi devono affrontare anche tematiche di carattere quotidiano.